Alluvione e ricostruzione. Questo è il significativo titolo dell'incontro pubblico che si è tenuto nell'area verde di Pianello di Ostra. Presente il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, commissario all'alluvione 2022, che, affiancato dal vice commissario Stefano Babini e dal sindaco Federica Fanesi, ha fatto il punto su quanto fatto e i lavori previsti a pochi giorni dal secondo anniversario. Ostra fu infatti uno dei comuni più colpiti dall'emergenza. Una occasione per presentare alla cittadinanza il ponte di Pianello, oltre che per illustrare i primi interventi per la realizzazione del ponte di Casine, delle opere di difesa dei territori e la messa in sicurezza della zona industriale Zipa. Il primo e più importante passo è stato il grande lavoro di pulizia dei detriti del fiume Misa, che ha portato alla rimozione di una quantità eccezionale di materiale e ad un significativo allargamento degli argini, un lavoro mai effettuato negli anni precedenti. Tutto questo viene fatto con la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e degli argini, viene fatto con la realizzazione di opere che vanno a riqualificare la mitigazione del rischio, soprattutto per ridare serenità e un futuro, una speranza alle famiglie e alle imprese che sono state colpite dell'alluvione del 2014, che sono state colpite dell'alluvione del 2022. Il ponte di Pianello, in particolare, sarà il simbolo della rinascita del territorio. Ricorderà con una scritta, che si illuminerà di notte, vele per la vita, le vittime dell'alluvione. Si tratta di ponti a strutture in acciaio, sottili, con arco superiore, campata unica, di luce minima di 40 metri, quindi perfettamente rispondenti alle norme tecniche sulle costruzioni, le NTC 2018, quindi perfettamente sicuri, rispettano il franco idraulico, non ci saranno più interferenze con le acque e allo stesso tempo il potenziamento delle arginature che portano le acque su questi ponti in modo da rendere sicuri almeno nelle piene che ci hanno tempi di ritorno di 200 anni che sono quelle che la legge prende in considerazione in modo da poter contenere le piene con questo tempo di ritorno e salvaguardare gli abitati. Diciamo che non ci sono tempi particolarmente lunghi dal momento in cui il progetto di un ponte è approvato, in 8 mesi un ponte di quelli si può fare, noi contiamo di aprire questi cantieri entro l'anno, quindi penso che verso la metà del 2025 potremo avere queste opere. Il sindaco di Ostra ha ringraziato la Regione per il lavoro epocale di pulizia del fiume svolto e per la completa condivisione degli obiettivi. Abbiamo voluto questa serata, ha detto, per continuare a guardare con speranza al futuro.